Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento col Cyborg Robocop, uscita numero 14, edizione De Agostini, in scala 1 a 3, altezza circa 62 cm. Andiamo subito a dare una occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che si ripete ad ogni collezione che deciderete di acquistare. E mentre io do possibilità a chi lo desidera di poter, oltre che dare un'occhiata alle immagini, anche leggerne i contenuti, desidero salutare e ringraziare tutti i miei iscritti e le persone che continuano a sostenere il mio canale, continuando a dargli vita. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore. Grazie anche perché quando chiesi di non saltare l'annuncio durante la visione dei miei video, perché era l'unico modo che a voi costa nulla e a me dà un po' di più, era l'unico modo per potermi appunto aiutare, e lo avete fatto e io vi ringrazio. Adesso stiamo vedendo il contenuto di questo fascicolo numero 14, ma poi ovviamente lo andremo a vedere nel dettaglio. Anche questa sessione di montaggio è molto semplice, e questo è quello che avremo alla fine di questo montaggio. Quello che vedete in argento è quello che poi avremo montato. Volevo anche ancora informarvi che se c'è qualcuno che vuole farsi montare dei modelli, mi contatti in privato. Per quelli invece che non si sono ancora iscritti, ma che vorrebbero, ma che come me hanno poca memoria, ecco qui che c'è Michele a ricordarvelo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. All'interno del canale c'è anche una playlist dove potrete trovare altri modelli. Ne è entrato uno nuovo da oggi, perché avevo fatto i primi due video, ma avevo detto che non avrei continuato perché, anche volendo, non avrei potuto affrontare anche quella spesa. E un mio iscritto, Diego, mi ha contattato chiedendomi se potevo montargli la Yamaha M1 di Valentino Rossi in scala 1:4. E io molto, molto, molto felicemente, ecco, diciamo così, ho accettato. Bene, dopo questo filmato seguirà il filmato numero 15, e poi una volta eseguito il montaggio del numero 14 non andate via, perché farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero. Ecco qua. All'interno troviamo due pezzi in metallo. Questo poi andrà messo così. La punta del piede, il sinistro, poi abbiamo una molla che è quella che ci consentirà una leggera flessione per poi avere il ritorno della punta del piede, e una serie di viti CM, eccole qui, da avvitare nel metallo, e come potete vedere io sono andato già a crearmi i filetti per cercare di guadagnare un po' di tempo e fare video meno lunghi. Quindi con l'ausilio del lubrificante ho bagnato una vite, e con una vite ho creato, guardate, questo filetto
e questo filetto. Poi, se volete, aspettate un attimo, no, ve lo dico al prossimo numero, non anticipo nulla. Fissiamoci su questo, così non ci confondiamo troppo. Allora, bene, a questo punto il montaggio è molto semplice. Ecco qui, con la vite CM andate anche a crearvi un terzo filetto, questo. Ok? Perfetto. Prendiamo questa parte qui, la molla. Guardate bene, l'asola com'è fatta. Adesso vi faccio vedere dove inserire la vite. La vite andiamo a inserirla così, non così, ma così. E avvitiamo. Mi metto così per comodità, poi girerò la molla dall'altra parte. Perfetto. Arrivate in battuta, l'importante è che lei sia libera di muoversi, non esagerate a stringere perché se stringete troppo rischiate di allargare l'occhiolo della molla e vi si sgancia. Quindi basta già così. Quando vedete che questa non balla e riuscite a muoverla così con una leggera resistenza della vite va benissimo. Ok? Perfetto. E abbiamo fatto questo. Adesso prendiamo questa parte qui, mettiamo questo così e prendiamo l'altra vite CM. Vi ricordo che io mi sono già creato i filetti in tutti i fori dove io adesso vado a mettere la vite. Stringete pure fino in fondo, non vi preoccupate, questo deve essere libero di muoversi così, c'è un po' di gioco, ma stringete fino in fondo perché è questo che poi dovrà avere la flessione, come la punta quando si inclina del nostro piede quando camminiamo. Così. Poi andiamo a mettere una vite CM qua, come vedete io l'ho già messa. La andiamo a svitare un po'. Ecco qui, vedete? Allarghiamo in su. E voilà. E l'abbiamo fatto. Ok? Stringiamo un po' questa vite. Perfetto. E abbiamo finito anche questo montaggio. Poi nel numero 15 che seguirà ci sarà la pianta del piede che chiude tutto. Bene, adesso andiamo a prendere tutto quello che ho montato fino a questo numero. E comincia a prendere forma. Guardate già dove siamo arrivati con 14 uscite.
Qui abbiamo il casco che ha un magnete sotto, perché poi ci arriverà anche il volto di Alex Murphy in silicone, bellissimo, io ho visto qualche foto, sembra vero, quindi sarà anche presentabile senza questo, presumo, ma lo vedremo poi alla fine. Ok, abbiamo i due semitoraci, tutto in metallo, le parti in plastica sono queste due che abbiamo sopra, queste più bombate. Questo è tutto in metallo, l'abbiamo appena montato, questo è quello che abbiamo montato all'inizio, vedete la molla serve a questo. Quando andate, è ovvio che non ci dobbiamo giocare, ma questo è il movimento che permette la molla che abbiamo messo. Guardate le mani, completamente articolate. Qui poi, grazie a questa calamita, sarà possibile metterci l'inserto con lo spillone davanti. Ecco qui, questa è in gomma, questa è in gomma. Mi piace molto questo sistema per poter appunto piegare il gomito. Bene. Anche se non fa parte di questa collezione, vi volevo far vedere il mio Iron Man, che poi andrò chiaramente a mettere, una volta che sarà finito anche Robocop, vicino a questa icona. Sono tutte e due delle icone internazionali. Bene, ragazzi. Io vi ringrazio del vostro tempo, vi do appuntamento al prossimo video, che è il numero 15, dove andremo a montare la pianta del piede per poter terminare il piede sinistro. Ecco qui. Grazie del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ho anche 6 gruppi su Facebook. Adesso creerò il 7° gruppo della Yamaha M1YZR di Valentino Rossi, che ho iniziato a montare, come vi dicevo prima, per un mio iscritto. Quindi, se avete piacere, iscrivetevi anche ai gruppi su Facebook, dove potremo, oltre che qua nel canale, interagire per quelle che sono le nostre sane passioni. Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari.